una persona alternativa. Sapete, era vegano, aveva una borsa di quelle di maglia fatta all'uncinetto, ma soprattutto questo collega aveva delle idee sulla scuola diverse. E lui in pochi minuti mi convinse che noi stavamo compiendo un'operazione assolutamente priva di senso, perché pretendevamo di valutare i nostri studenti su saperi astratti e teorici che non avevano alcun collegamento con la loro esperienza reale quotidiana, e che senza questo collegamento non poteva esserci vero apprendimento. Io mi sono fatto subito convincere e ho trasformato tutte le mie insufficienze in sufficienze, e il resto dello scrutinio è stata una battaglia contro la preside e gli altri colleghi che ci accusavano di essere poco professionali, poco rigorosi, e la battaglia è stata tanto più, come dire, importante per noi in quanto la classe era una classe di tutte studentesse. Bene. Dopo quel giorno io sono diventato un insegnante standard come tutti gli altri, ho contribuito a bocciare qualche studente, per fortuna pochissimi, ho usato la penna rossa, per utilizzare la metafora che è il filo conduttore di questo seminario, e questo seminario è una ammenda tardiva, un mea culpa tardivo per quello che avrei potuto essere e non sono stato se avessi riflettuto sulle indicazioni di questo mio collega, che a metà degli anni 80 erano veramente all'avanguardia. Bene, la lista dei ringraziamenti è veramente molto lunga e quindi la rimando a dopo. Però due ringraziamenti sono doverosi. Ringrazio Sua Eccellenza Massimo Tajani, l'ambasciatore d'Italia, che apre il convegno con i suoi saluti, e la console generale Elena Sgarbi, che anche lei è qui con noi. E vi ringrazio perché entrambi, come tutte le istituzioni italiane, non fanno mai mancare il loro contributo e il loro sostegno a tutte le iniziative della scuola. Grazie di essere qui e prego l'ambasciatore di venire a salutare la platea. Prego. Grazie, grazie professore, signora console generale, signor dirigente scolastico del liceo IMI, cari professori tutti provenienti, sottolineo questa qualificazione del seminario internazionale, che è una cosa molto bella, cari studenti. Io non ho un aneddoto preciso sulla valutazione di carattere scolastico, ma potrei averne molti sulle valutazioni nostre del Ministero degli Esteri, e alla fine poi rientra nella stessa logica e riveste la stessa importanza. Anch'io ho ovviamente dei ringraziamenti da fare, la console generale della Sgarbi e il professor Segni per l'enorme sforzo profuso nell'organizzazione di questi due giorni di seminario sulla valutazione dello studente. Possiamo dire che in questi due giorni questo liceo diventerà un centro di riflessione su un tema così importante, aperto a contributi da ogni parte del mondo, e questo credo che sia molto importante. Sono lieto di vedere la partecipazione di relatori di altissimo livello provenienti dal mondo dell'università e della ricerca, da università italiane e università tutte, così come anche altre università. E credo che questa partecipazione sia la testimonianza del prestigio e della considerazione di cui gode questa istituzione, di cui gode la sua classe dirigente e il suo corpo insegnante.
la mia stessa presenza oggi vuole essere il segno dell'importanza che attribuisco al liceo, all'insegnamento dell'italiano e più in generale al mondo dei giovani, che sono il futuro della nostra società. E quindi a voi tutti il mio più caloroso benvenuto. Il tema della valutazione a cui è dedicato questo seminario riguarda certamente uno degli aspetti più delicati dell'atto dell'insegnare e direi più in generale del funzionamento di qualsiasi istituzione complessa. Abbiamo avuto modo all'interno del Ministero degli Esteri di discuterne tante volte, un po' secondo la stessa logica di cui parlava il professor Di Segni. Anche noi poi abbiamo avuto al termine vicende, gli anni 80 forse erano quelli di un egualitarismo molto diffuso, molto ampio, che forse ha comportato anche qualche sconquasso nella nostra società. Forse ci sono stati momenti di segno diverso, l'essenziale è di essere equi, di essere giusti e di mirare al miglioramento dello studente, quello che è il fine. L'atto valutativo è certamente un momento molto delicato e per andare oltre la penna rossa, come dice il titolo di questo seminario, deve tenere in attenta considerazione l'impatto psicologico che può avere sugli studenti e quindi trovare sempre il giusto modo di mantenere caratteristiche di efficacia, attendibilità, chiarezza, perché è sempre molto importante mettere da prima in chiaro come funziona tutto il sistema e che cosa aspetta lo studente, nel caso faccia una cosa o ne faccia un'altra, e in una parola di essere rigoroso senza però risultare penalizzante o mortificante nei confronti dello studente. La valutazione risulta inoltre delicata in quanto non va vista solo come mera misurazione di livelli raggiunti, ma anche e soprattutto come misura anche del lavoro del docente, che dalla valutazione riceve un fondamentale riscontro del proprio operato. Perché chiaro, non può esserci una valutazione positiva sull'operato dell'insegnante se il risultato degli studenti è molto negativo, ovvero della capacità di lasciare un segno sui propri studenti, quindi di orientarne anche l'apertura mentale. Credo che sia l'episodio che ci ha raccontato il professor Di Segni, insomma, illuminante in questo senso, e cioè che l'insegnamento non è stato, e i metodi e gli obiettivi cambiano, così come cambiano le giovani generazioni a cui si rivolge. I tempi in cui ero io uno studente sono diversi da quelli in cui lo sono i miei figli. Non sempre si può applicare delle ricette che erano vere in un determinato momento alle mutare della società, alle mutare in tutta la situazione. Quindi la valutazione deve a sua volta rinnovarsi, proporsi in modo rinnovato seguendo le diverse esigenze della scuola che accoglie. Da qui l'urgente necessità di riflettere su questo tema e l'organizzazione di questo seminario va esattamente in questo senso e offre un'importante occasione di formazione attraverso il rinnovamento degli obiettivi e delle metodologie di valutazione, in linea con il cambiamento della società e della psicologia dei ragazzi. Il seminario di oggi e domani offre anche un'occasione di confronto tra diversi sistemi valutativi con il prezioso apporto di esperienze di docenti provenienti da varie realtà, università, tutte italiane e l'incontro di tanti docenti per aggiornarsi, soprattutto aggiornarsi sulla valutazione, per queste ragioni un importante evento, un evento opportuno, e va salutato con entusiasmo
tanto più come in questo caso avviene in una città che per definizione è un incrocio di culture e di realtà a volte molto diverse. Termino qui questo mio indirizzo di saluto, augurarvi un buon lavoro e manifestarvi tutto il mio apprezzamento per quello che fate, nella convinzione che l'insegnante attento alla sua continua formazione e al continuo aggiornamento dimostra di essere un buon insegnante, e questo è un aspetto estremamente importante. Quindi a tutti voi i migliori auguri di buon lavoro.